Benvenuti al Carasciolo Carafa. Rolando Conte, dove sta per iniziare la partita tra Suio Minturno e Ferentino. Quest'oggi la squadra di Pernice ospita la capolista, una vera e propria corazzata di questo campionato, l'ottava giornata di promozione, girone D. Andiamo a leggere velocemente le formazioni mentre le squadre si rispongono in campo per il saluto. Suio Minturno con numeri dall'1 all'11: Petrillo, Franco, Mastroianni, Ionta, D'Alessandro, Leonardo, Noli, Cenerelli, Martino e Rossi. Ferentino con Fiorini, Rinaldi, Virgili, Caligiuri, Orsinetti, Pagliarosi, Fumagalli, Piscopo, Ambriti, Mariani e Darpino. In panchina per mister Pernice: Venditti, Corrado, Iannitti, Signore, Veglia, Verrengia, Cerciello, Franco e Abbattista. Per mister Francesco: Pippenburg, Noce, Villani, Lemma, De Angelis, Moriconi, Previtera, Ciocchetti, Cantagallo e Simonetti. Il Ferentino capolista di questo campionato, 6 vittorie e una sola sconfitta in queste prime 7 giornate, viene da un rullino di marcia di 4 vittorie consecutive, senza considerare chiaramente la sconfitta nell'ultimo turno di Coppa contro Roccasecca, una sconfitta per 0-1 che comunque non ha minacciato la qualificazione, ottenuta con il punteggio larghissimo dell'andata, la vittoria 5-0 tra le mura amiche. Per quanto riguarda invece il Suio Minturno, in questo momento stanno portando i fiori nel ricordo di Rolando Conte e presumo anche di Loreto Stravato, una figura comunque importante nel calcio locale. I fiori riposati sotto l'effigie. Il traente Rolando, diciamo, il Suio Minturno che invece in questo campionato ha un rendimento quanto mai altalenante, almeno in queste prime fasi: 2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. In particolare però non vince da 4 partite nelle ultime 4 gare, 2 sconfitte e 2 pareggi. Poi c'è stata la vittoria in Coppa in trasferta nell'ultimo turno, in praticamente un turno infrasettimanale, contro il Real Casino Colosseo, la vittoria per 2-1 che, unita al 3-2 dell'andata, porta il Suio Minturno oltre i 32esimi di finale. È iniziata la partita tra Suio Minturno e Ferentino, partita che sarà diretta dal signor Matteo Cendamo di Sesto San Giovanni, Andrea Romagnoli e Giampaolo Giorgi di Albano Laziale, i suoi assistenti. Questo spiovente lungo a cercare qualcuno, non viene trovato nessuno, partita bloccata dal portiere Fiorini. Una curiosità per quanto riguarda le squadre in campo: noi siamo abituati alla numerazione classica dall'1 all'11, Ferentino invece presenta numeri personalizzati, questa è una bella novità. Calcio di punizione battuto praticamente sulla linea del centrocampo, Cenerelli prova a spizzare, pallone che poi arriva docile tra le braccia di Fiorini. Attenzione per quanto riguarda la capolista: 2 giocatori come Ambrifi e Moriconi, 11 gol in 2 rispettivamente, 6 il primo e 5 il secondo. E qui c'è Martino, gioca il pallone in avanti, questo è un
ritorno importante nelle partite, quantomeno in casa per il Studio Minturno. E qui c'è una conclusione da lontano di Leonardo, applausi del pubblico che ha preso quantomeno l'atteggiamento di una squadra che non ha paura di giocare contro la capolista di questo campionato. Il pallone è sperso in mezzo al campo, lo recupera Noli, prova a giocarlo in avanti a cercare Cenerelli, non lo trova. Studio Minturno che si schiera con quello che appare come un 4-2-3-1, come solitamente vediamo agire le squadre di Pernice, con questa tattica dal 4-3-3 al 4-2-3-1, con una buona propensione offensiva, sempre con la voglia di fare la partita. Intanto batte questa rimessa laterale dalla parte sinistra del campo, quella più vicina alla nostra postazione. Fischia il direttore di gara, un calcio di punizione in favore della squadra di casa che oggi gioca in completo blu contro quello granata del Ferentino. In turno che attacca dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, chiaramente all'incontrario, la parte opposta attacca il Ferentino, la palla profonda a cercare Martino, esce Fiorini e va a bloccare con le mani. Ferentino che invece sembra schierato con una difesa a 3. Rinaldi, palla in avanti a cercare un compagno che non c'è, la palla rotola, finisce tra le braccia di Perillo, portiere classe 2000 che abbiamo visto un po' incerto nelle ultime gare. Adesso vedremo se avrà acquisito consapevolezza e più sicurezza quando siamo arrivati all'ottava giornata di campionato. Piscopo finisce giù insieme a Rossi, l'arbitro lascia giocare, Cenerelli spara la porta, controlla, cerca Noli che viene anticipato e allora può avanzare il Ferentino, la palla profonda a cercare Ambrifi e quasi salta di testa, quasi sfiora il pallone. Riesce Perillo a intercettare con le mani. Dovrebbe essere una difesa a 3 perché adesso vediamo praticamente difendere a 5 con gli esterni che sono scesi. Attenzione, la palla in area di rigore, la corsa di Petrillo. Mariani qui a destra ha provato ad innescarlo Pagliarosi, adesso che avanza il Ferentino, il colpo di testa a controllare, la palla davanti, Martino di testa, l'appoggia dove c'è Noli, c'è Relli, lo stop di petto, c'è Martino alla sua sinistra, non riesce a servirlo, deve andare in pressing sulla difesa perché si è allungato il pallone, esce Orsinetti e lancia il pallone sulla sinistra, Virgili per il proprio compagno sulla sinistra, ancora dentro per Virgili, nel rigore, Virgili le mette in mezzo il tiro ed il gol a sbloccare il risultato di Ambrifi quando siamo arrivati al quinto minuto. Azione da manuale del Ferentino, palla dentro per Ambrifi dopo lo svolgimento sulla sinistra. E il Ferentino che passa in vantaggio al quinto minuto del primo tempo. Ambrifi con questa rete sale a quota 7, raggiunge Zaccaro e Grillo nella classifica marcatori. Chiaramente siamo all'oscuro di quanto succede in Formia Paliano per quanto riguarda Zaccaro e in Real Cassino Terracina per quanto riguarda Grillo. Minturno che adesso deve reagire, la palla sulla destra a cercare Petrillo, lo spiovente in area di rigore, Martino si coordina, cerca il pallone, rimane buona per Cenerelli, traversa, clamorosa traversa per Cenerelli, vero peccato per il Minturno che ha reagito immediatamente. I casi di questo gioco
Alla prima azione il Ferentino è passato in vantaggio, mentre il Studio Minturno che ha mostrato comunque un'attitudine molto positiva fin dal primo minuto, subito il gol, adesso dall'altra parte pesca una traversa e adesso prova ad attaccare Ionta, davanti a cercare Cinerelli, colpo di testa liberare, pallone che rimbalza, diventa buono per Leonardo che sventaglia con il destro a cercare molto probabilmente Petrillo, la palla troppo profonda, si perde sul fondo. Vedremo il Ferentino rimettere il pallone in gioco con un lancio di Fiorini. Colpo di testa di Leonardo a mandare il pallone in avanti. Ancora Leonardo in mezzo al campo. Siamo quasi sulla tre quarti offensiva. Difende il pallone dall'attacco dei due avversari, alla fine glielo porta via Ambrifi, prova a rilanciare l'azione offensiva, scatta qui sulla destra Mariani, Ambrifi preferisce far correre Virgili entra in area di rigore, arriva sul fondo, palla messa in mezzo, c'è stata la deviazione, sarà calcio d'angolo al minuto 8, quasi scaduto. Attenzione a queste discese di Virgili, da una di queste corse sulla sinistra è arrivato il gol del vantaggio di Ambrifi, turno che deve fare più attenzione sul lato destro del campo, l'appoggio corto, ancora palla in mezzo troppo lunga, addirittura si perde sul fondo. Quando a rimettere il pallone in gioco Fiorini. Rossi l'appoggia indietro, fa girare il pallone la difesa con il capitano Franco che lancia in avanti. Cinerelli manca il pallone di testa e quindi tranquillo il controllo di Fiorini. Fumagalli larga a destra per Caligiuri, duello tra numeri 10, Caligiuri non riesce a servire un compagno dopo la pressione di Martino, il lancio a destra di Mastroianni, ci arriva Petrillo che mette il pallone in mezzo, Cinerelli è un grande intervento di Fiorini, ancora Cinerelli, ancora Studio Minturno che è vivo e ci prova ancora con Cinerelli. Tutto è pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Petrillo dalla bandierina. Mastroianni, Leonardo, Cinerelli, Martino, Noli in area di rigore. La palla in mezzo. Messa fuori da Virgili. Adesso prova a ripartire il Ferentino. Il lancio lunghissimo. Attenzione perché è velocissimo Mariani. Riesce ad anticiparlo Ionta, Mariani gli ruba il pallone, siamo in area di rigore, deve aspettare i compagni, serve un, ecco un compagno che mette il pallone a rimorchio, il tiro di Darpino, poi ancora Ferentino, pericolosissimo, la palla che sorvola la traversa, una ripartenza da manuale della, da parte della capolista, velocissima andare dall'altra parte, bravo poi il giocatore col 71 Mariani a far salire i compagni, pericolosissimo il Ferentino in questa ripartenza. Questo pallone è giocato molto male, Manzambrifi palla dentro, lo gioca Caligiuri, ancora Ferentino in possesso palla, appoggio all'indietro per Rinaldi, allarga a destra il colpo di testa e non è perfetto, si può coordinare Ambrifi, ne esce un tiro innocuo però per Petrille, per Perillo,
sono Perillo e Petrillo in distinta uno dietro l'altro per renderci le cose semplicissime. Chiaramente Petrillo, il portiere Petrillo, oggi gioca in qualità di esterno destro d'attacco nel terzetto formato con Noli e Martino, dietro all'unica punta Cenerelli. Leonardo, l'ultimo tocco è il suo, secondo il guardaline. Allora Ferentino che avrà una rimessa laterale in zona d'attacco, la batte Pagliarosi. Darpino, la palla buona per Mariani e reclama qualcosa al direttore di gara, gli va a dire qualcosa capitano Franco. Pallone che finisce sul fondo. Palloni alti però fino adesso sono stati presi tutti dal Ferentino, questo non fa eccezione. Orsinetti, la palla in avanti a cercare Piscopo. D'Alessandro rincorre il pallone, finisce in fallo laterale, ancora una rimessa in zona d'attacco per il Ferentino. Piscopo, appoggio è per Virgili, se la cava in qualche modo D'Alessandro, però a ripartire Petrillo, steso, calcio di punizione. Ferentino che nell'ultimo turno ha avuto comunque una partita combattuta contro l'Aurora Vodice, 4-3 il risultato finale. Nella prossima gara dovrà giocare contro un'altra squadra del Sud Pontino, tra le altre cose il match di cartello almeno di questa prima parte di campionato, perché sarà Ferentino-Mistral Gaeta, seconda in classifica, oggi impegnata in casa, anzi in casa del Monte San Giovanni Campano. Si prova a giocare il Ferentino, Caligiuri stessa in mezzo al campo e lancia a destra per Mariani, la palla in mezzo messa fuori da Mastroianni, il tiro da fuori con troppe pretese di Caligiuri, quella che finisce lontanissima dalla porta di Perillo. Pernice che richiama i suoi giocatori, evidentemente non soddisfatto al 100% di questa fase, in effetti dopo i pericoli dei primi minuti. Attenzione, qui un anticipo falloso secondo l'arbitro, dopo i primi minuti dove al di là del gol subito aveva creato occasioni, compresa una traversa presa da Cenerelli e poi ancora Cenerelli che ha impegnato Fiorini a un intervento abbastanza importante, poi ha subito la verve dei primatisti del campionato. Intanto una rimessa laterale, D'Alessandro prova a muovere Cenerelli che arriva sul fondo, deve mettere in mezzo, lo fa, c'è Martino, la difesa la tocca di testa, poi la pressione del suo in turno, rimessa dal fondo per il Ferentino al caracciolo Carafa Rolando Conte. Siamo 1-0 per il Ferentino. Abbiamo superato il quarto d'ora, sta per terminare anche il sedicesimo minuto. Fiorini si appresta a rimettere il pallone in gioco con il destro, allarga sul settore di sinistra, malissimo però, regala una rimessa d'attacco oltre la metà campo per il Suyom in turno, con la squadra di Pernice che può salire. Virgili
Attenzione a Leonardo, qualche problema per D'Alessandro che poi viene, anzi per Rossi che poi viene spostato. Ferentino che recupera palla, Caligiuri. Adesso palla insistito, il pallone ben messo indietro per gestirlo dalla squadra prima in classifica, viene poi steso da Franco, giocatore del Ferentino. Calcio di punizione, è stato messo giù D'Arpino. C'è un sole praticamente estivo sul Carafaconte, sicuramente a rendere più pesante giocare le squadre in campo. Calcio di punizione che può essere anche pericoloso, non siamo vicinissimi. Pallone, c'è Orsinetti, che dovrebbe essere Caligiuri, anzi no, a parte comunque Orsinetti col mancino, la palla supera la barriera, è una papera incredibile di Perillo che era assolutamente sul pallone. La palla che gli scivola sotto la pancia, praticamente tra le mani, e il gol del 2-0 del Ferentino arriva al 18° minuto su un calcio di punizione francamente gestibile di Orsinetti. Vi ho detto, eravamo abbastanza, cioè non lontanissimi, ma neppure così vicini alla porta di Perillo. Calcio di punizione battuto col mancino da Orsinetti. Era sul pallone Perillo, non è riuscito però a trattenerlo. La palla gli è sgusciata sotto la pancia e ha regalato il gol del 2-0 alla squadra ospite. Quindi gol dello 0-2. Vogliamo essere precisi. Rossi palla in avanti, la palla che può diventare buona per Martino, prova a guadagnarsi spazio, poi c'è un contatto con un difensore che è finito giù, palla comunque spazzata, può rimetterla in gioco Ionta, l'arbitro però ferma tutto e va a controllare le condizioni del giocatore della squadra ospite che ha perso anche la scarpa. Si parlano anche i giocatori in campo, proprio con Martino coinvolto in quel contatto. Ionta aspetta per battere, intanto si perde tempo perché il giocatore è fermo a terra ad allacciarsi la scarpa. Ecco, adesso si riprende, va subito a prendere la marcatura di Cenerelli. Ionta anticipato in bello stile da D'Arpino che se ne scappa via. D'Arpino con l'esterno dentro a cercare Piscopo, palla messa in calcio d'angolo. Ferentino che dà l'impressione, quando decide di accelerare, di essere sostanzialmente di un'altra categoria, senza nulla togliere alla squadra di mister Pernice, che sta quantomeno cercando di vendere carissima la pelle. E per quanto riguarda l'andazzo della partita, nei primi 10 minuti c'era anche riuscita abbastanza bene, nonostante il gol subito, una traversa e un miracolo di Fiorini a testimoniare la buona prestazione della squadra di casa, che adesso cerca di liberare la propria area di rigore. Rincorre il pallone Pagliarosi, lo cede, lo scambia con Rinaldi, poi si perde tra le maglie difensive del Studio Minturno, che spazza il pallone in avanti ad cercare lo scatto di Martino, anzi di Petrillo, scusate. Testezza in mezzo al campo, bene Caligiuri, non riesce poi a servire un compagno, allarga sulla destra dove è arretrato benissimo Petrillo, copre, cede il pallone a Rossi. Leonardo a sinistra per Martino che può gestire, rincorso Martino che scarta Mariani, poi alla fine perde il pallone.
Pagliarosi all'indietro per Fiorini, lancio sulla destra a cercare Mariani, lo gioca Ionta ancora su Martino, di nuovo per il suo numero 5, Noli, Leonardo, Rossi, Petrillo, si gira addirittura Calibre, il destro lo fa male, pallone che sorvola e non di poco la traversa. Ventiduesimo, quasi arrivato allo scadere, 2-0 per il Ferentino al Caracciolo Carafa. Rolando Conte, gol di Ambrifi al quinto, di Orsinetti al diciottesimo. Ferentino che sta mostrando sicuramente grande qualità, prova a ribattere col carattere che l'ha sempre contraddistinta la squadra di Pernice. Sicuramente è una china difficilissima e molto scivolosa da risalire. Continuano a cantare gli Indians di Minturno a sostegno della propria squadra. Questa è una delle note, credo, positive, più caratteristiche, non tanto quanto solo di Minturno, quanto proprio di tutto il girone D della promozione laziale. La tifoseria ha ricevuto tanti complimenti in giro per i campi del Lazio e non solo. Adesso il pallone arretrato per D'Alessandro, prova a metterlo in mezzo, in qualche modo libera ancora Leonardo di destro e prende un altro palo, incredibile, incredibile il gran tiro di Leonardo quasi dal nulla al 23esimo, portiere scavalcato perché ne era uscito un lob calibrato alla perfezione, la palla però prende il palo proprio sotto la traversa sull'interno, ma non abbastanza per essere girato in rete. Dopo l'impatto con il legno si è andato a perdere un fallo laterale dopo il rinvio di un giocatore del Ferentino. Minturno che è vivo, vivissimo, adesso prova ad attaccare ancora con Rossi, ancora di destro la palla, stavolta facile per Fiorini. Gli applausi del pubblico di casa per una squadra che sta dimostrando sicuramente tanta voglia, tanto carattere, nessuna paura. C'è il fischio dell'arbitro, secondo legno pescato da Zuio Minturno in 23 minuti di gioco. La traversa di Cenerelli quando eravamo ancora al sesto, praticamente sul capovolgimento di fronte dopo il gol di Ambrifi che ha sbloccato il risultato. E adesso il palo di Leonardo, Martino a rinviare, una serie di batti e ribatti, pallone che può diventare buono per Cenerelli, che va in pressione su Fiorini, il portiere riesce a liberare, palla che diventa buona addirittura per Piscopo dopo una serie di tentativi falliti, poi alla fine il pallone che rotola oltre la linea del campo, non è stato bravo Piscopo a mettere il pallone in gioco per Virgili, rimessa laterale per il Minturno. Petrillo di testa, Cenerelli mette giù il pallone, l'appoggio all'indietro per Leonardo, pressato, riesce comunque a lanciare il pallone sulla resta per Petrillo, che la tiene in campo, mette in mezzo, salta vuoto Noli, la palla è comunque buona per Cenerelli che rientra sul destro, tentativo di passaggio per Martino, rasoterra che è stato intercettato da Fiorini in presa bassa. 26esimo in corso, Minturno che prova a rimettere, Studio Minturno che prova a rimettere in piedi questa partita, intanto c'è il fallo, il fischio del signor Matteo Cendamo che adesso va a dire qualcosa a Leonardo dopo questo intervento. Ricordiamo gli assistenti sono Andrea Romagnoli e Giampaolo Gheorghi, spero di pronunciarlo bene, che eventualmente scusa l'assistente dell'arbitro. Colpo di tacco di Piscopo a servire Virgili, è arrivato il fischio del direttore di gara, il fallo del numero 7 in maglia granata. Il turno che abbiamo parlato della Mistral che affronterà
il Ferentino proprio nel prossimo turno, un turno che invece prima dell'impegno vittorioso in Coppa contro il Real Cassino Colosseo, giocato in campionato proprio contro la Mistral in casa della squadra di Gaeta, ha ottenuto un pareggio 1-1. Segno che questa è una squadra che contro le prime della classe può giocarsela addirittura in trasferta. Rossi, anzi era D'Alessandro, qui cade anche, lascia campo libero sulla sinistra alla Ferentino, la palla dentro per Caligiuri che piazza il colpo da biliardo e fa 3-0 al 28esimo. 3-0 Ferentino, ancora una volta l'azione che parte sulla sinistra, lato destro del campo per il Minturno che è diventato sanguinoso in maniera drammatica in questo inizio di partita, scivolato D'Alessandro mentre portava la pressione sulla sinistra, è arrivato l'assist, la palla in mezzo per il numero 10 Caligiuri che ha allargato il piatto, palla a baciare il palo e 0-3. Generelli, Rossi che non riesce a recuperare il pallone e commette fallo, allora adesso attenzione anche a magari un po' di scoramento che può portare un po' di nervosismo in campo, deve essere bravo sicuramente Matteo Cendamo a tenere sotto controllo la partita, deve essere bravo anche Pernice a parlare con i suoi giocatori e cercare di evitare che possa salire la frustrazione. Gioca adesso il Ferentino, la palla sventagliata da Rinaldi in maniera imprecisa, Mastroianni di testa, il pallone che diventa comunque buono per D'Alpino, la palla in avanti, il tiro, la palla che esce non di poco, tiro di Ambrifi. Oh, è tirato da fuori le palle, porco! L'arbitro va a richiamare Mastroianni. Brifi è potuto andare alla conclusione a distanza ravvicinata, adesso sembra aver mollato un po' la squadra di casa, chiaramente scoraggiata dalla situazione. Siamo al 30esimo e siamo 3-0 per il Ferentino. Martino stoppa bene il pallone, tutto regolare per l'arbitro, si lamentavano per un tocco di mano i giocatori della squadra ospite, Minturno che gestisce il pallone con Noli, deve sterzare e servire sulla destra un compagno, palla in mezzo imprecisa, Martino prova a coordinarsi, arriva il colpo di testa a liberare, Jonta lascia a Mastroianni che di testa però non riesce a servire il compagno, intercetta tutto Ambrifi, prova a far ripartire la squadra, poi Rinaldi che allarga sulla sinistra, l'appoggio per Orsinetti, autore del gol del 2-0. Poi finisce giù, arriva il primo cartellino giallo della partita, lo rimedia Noli al 31esimo appena iniziato. Il turno che deve cercare di scuotersi un po', quantomeno per uscire testa alta da questa partita. Ultima azione della squadra padrona di casa, è arrivata al 23esimo con Leonardo che ha pescato un altro palo. Poi è arrivato lo 0-3 e la squadra di Pernice sembra aver accusato il colpo. Ferentino che adesso attacca sulla sinistra, ci mette un piede Petrillo, la palla davanti verso Cenerelli che protegge il pallone contro Pagliarosi, l'arbitro non fischia sul contatto tra i due, addirittura un sombrero tentato da Orsinetti, la palla che si perde in fallo laterale. Cenerelli salta a vuoto, l'appoggio all'indietro per Fiorini.
ancora uno scontro, l'arbitro fischia fallo di Cenerelli e ancora una volta il giocatore del Fiorentino resta giù a levarsi la scarpa, seconda volta consecutiva. L'arbitro adesso va a dirgli qualcosa, che non è che ogni volta che finisce giù può togliersi la scarpa, sia questo sostanzialmente che gli vada a dire il direttore di gara. L'ironia dei tifosi di Minturno, noi siamo molto vicini agli Indians in questo momento proprio fisicamente e sentiamo qualche battuta anche divertente. Diretta verso Pagliarosi che si è allacciato la scarpa, adesso si può riprendere il gioco, l'appoggio all'indietro di D'Alessandro è pericoloso per Perillo che comunque se la cava. Eccolo Pagliarosi sulla pressione di Martino che flippa un pochino tra Pagliarosi e Mariani, giocano in tre, il pallone da vicino si mette in mezzo Ionta, palla fuori, la rimessa è per la squadra ospite. Mi è sembrato che l'ultimo tocco fosse di un giocatore del Fiorentino, così non è evidentemente, dobbiamo fidarci delle decisioni del direttore di gara. Pallo laterale battuto malissimo da Pagliarosi, adesso magari ha restituito il pallone. Sei sportivo, bravo. Finisce giù Rossi dopo un colpo di testa tentato, forse un intervento scomposto da parte di un giocatore del Fiorentino. Adesso arriva il fischio dell'arbitro, trattenuta su Petrillo. Questo a rigor di regolamento potrebbe anche essere cartellino giallo. Fermata un'azione diretta verso la zona d'attacco con una trattenuta. Abito tiene in tasca i cartellini, l'unico ammonito è stato Noli al 31esimo, siamo al 34esimo adesso, palla dentro, c'è Caio Leonardo. Petrillo non riesce a tenere il pallone, protestano i giocatori del Suyom in turno, la palla finisce comunque in fallo laterale per il Fiorentino. Fallo laterale battuto in questo momento, prova a recuperare il pallone in zona d'attacco il Suyom in turno, palla che invece viene spazzata in rimessa, ma siamo sulla tre quarti difensiva. Adesso punto di battuta che viene avanzato praticamente sulla linea del centrocampo. Ancora il colpo di testa e ancora un fallo laterale per la squadra di casa. Fallo laterale per il Suyom in turno, va Petrillo, Cenerelli, finisce giù Petrillo, calcio di punizione e vediamo l'arbitro dirigersi verso il punto di contatto, ma non ha estratto ancora il cartellino, quindi semplicemente per andare a indicare il punto di battuta di questo calcio di punizione quando siamo arrivati al 35esimo. 0-3 il punteggio tra Suyom in turno e Fiorentino, calcio di punizione per la squadra di casa, la posizione interessante, praticamente un calcio d'angolo più in dentro nel campo. Mastroianni col mancino pronto a mettere il pallone in mezzo, sono sei giocatori in area di rigore o nei pressi della stessa, anche di più in realtà, pensiamo che anche Franco si butterà dentro appena partirà il pallone, attende il limite dell'area, la palla dentro verso il secondo palo, il colpo di testa da solo, l'illusione del gol, la palla che si era insaccata sull'esterno della rete. Il colpo di testa tentato e riuscito da parte di D'Alessandro al 36esimo, partita sfortunata per il Suyom in turno, questa è almeno la terza occasione. Minturno che sta pagando un atteggiamento difensivo
un po' sonnolento. Lascia! Questo campanile che il numero 4 del Fiorentino Rinaldi mette in fallo laterale. Palla profonda sulla linea del centrocampo, adesso recuperata dalla Minturno, mentre il Fiorentino prova ad attaccare. C'è gioco pericoloso. Calcio di punizione sarà per la squadra di casa. Siamo al 37esimo del primo tempo. Martino la mette giù, detto un controllo difficile. Rimessa con le mani per la squadra ospite. Cerca e trova Ambrifi, col mancino non riesce a trovare un compagno. D'Alessandro la spazza via, la rincorre Noli. Recupera palla il Fiorentino con Darpino che la gioca all'indietro. Orsinetti sulla sinistra per il controllo difficile di Piscopo. Guadagna una rimessa con le mani il Suio Minturno. Colpo di testa di Orsinetti. Poi il pallone è spazzato lontano. L'unico giocatore avanzato è Ambrifi, che non può nulla contro i tre difensori rimasti del Suio Minturno. Suio Minturno che però non riesce a posare l'azione offensiva. Leonardo recupera un bel pallone, poi prova a mettere il pallone in mezzo, completamente sbagliato. Non si è inteso con Cinerelli, che è scattato verso la porta. Leonardo gli ha dato una soluzione più esterna, leggermente più esterna, ma quanto è bastato per mettere fuori causa il numero 9 in maglia blu. Passaggio arretrato completamente sbagliato del Fiorentino, che adesso invece sembra aver abbandonato un po' la partita, sicuro del punteggio. Martino in mezzo, Cinerelli, e ancora l'intervento di Fiorini. Ancora Fiorini a negare la gioia del gol al Suio Minturno, un gol che sarebbe onestamente meritatissimo, quantomeno per il morale, per non mostrare anche solo a livello di punteggio che questa partita è stata controllata da una squadra che effettivamente non ha avuto il controllo della partita e non ce l'ha tuttora, per quanto riguarda almeno il gioco in campo. Certamente c'era un punto di vista del punteggio, a meno di clamorosi ribaltoni. Turno che adesso prova ad attaccare sulla sinistra. Martino, benissimo, viene trattenuto. L'arbitro dà un calcio di punizione al limite dell'area. Se è limite, è limite di mezzo centimetro. Martino sta parlando proprio con l'arbitro, dicendo che aveva i piedi sulla linea. Non è così per il direttore di gara. Per lui l'intervento è stato, seppur di un pelo, fuori da lì, fuori dall'area di rigore. Cosa fa con Maledri Civetti? Io non vedo, io non sento, io non parlo. Minturno che sicuramente non potrà dirsi fortunato alla fine della partita per quanto riguarda gli episodi, ma che sta sicuramente avendo l'atteggiamento giusto in questa partita. C'è Relli che va a dare indicazioni al compagno per la battuta di questo calcio di punizione. Siamo praticamente al limite dell'area, un calcio d'angolo battuto al limite dell'area. La palla è dietro a cercare Mastroianni, che trova l'opposizione della muraglia difensiva del Fiorentino, che adesso parte in attacco in 3, in 4. Caligiuri di testa, se vi è l'inserimento di un compagno, il tiro dalla brevissima distanza di Ambrifi, che si fa ipnotizzare da Perillo. Poi c'è il cartellino giallo e cartellino rosso, doppia ammonizione per Noli al 41esimo. Piove sul bagnato per il Minturno.
Noli espulso, l'arbitro ha dato il vantaggio probabilmente, o comunque non ha ritenuto di fischiare fallo su quel tuffo di Noli a cercare di mettere in difficoltà Ambrifi. Adesso però qualcosa che non mi torna, nel senso... Cosa esattamente ha fischiato l'arbitro? Forse Noli aveva toccato il pallone con la mano tuffandosi, adesso cercheremo di capirlo. Tanto calcio d'angolo, palla in mezzo, il colpo di testa di Martino a liberare il pallone. Cenerelli ancora di testa per Martino, che prova un sombrero su Orsinetti. Per l'arbitro è tutto regolare, Martino alla fine commette fallo secondo l'arbitro. Levati la scarpa! È rimasto a terra un giocatore del Fiorentino, potrebbe trattarsi di Virgili, non ne sono sicuro. Tanto ci sarà calcio di punizione per il Fiorentino mentre entra lo staff, sì era Virgili, intenta lo staff a scorrere proprio il numero 7. Quindi piove sul bagnato per il Suio Minturno, che adesso dovrà giocare tutto il secondo tempo e la parte finale di questo primo in inferiorità numerica. Suio Minturno veramente messo in difficoltà in questa gara anche dalla sfortuna. Due pali e per due volte Fiorini a negare il gol a Cenerelli, il palo di Cenerelli. Quello poi di, anzi la traversa di Cenerelli, il palo di Leonardo, quel colpo di testa di D'Alessandro che si è insaccato in rete ma dalla parte sbagliata. Si è alzata la lavagnetta, indicato il 5 che entra in campo De Angelis, quindi al posto di Virgili. Palla che poi finisce sul fondo, può andare a battere Perillo. Il rinvio di Perillo che arriva sistematicamente sulla tre quarti difensiva. Rossi finisce giù, per l'arbitro è lui che commette fallo. Per l'arbitro è stato Rossi a trascinare giù il giocatore del Fiorentino. Siamo praticamente arrivati allo scadere del primo tempo, ultimi secondi del tempo regolamentare. Qui Perillo che deve guardare il pallone uscire da vicinissimo. Cade adesso il 45esimo, iniziano 4 minuti di recupero. Mentre ci sarà calcio d'angolo, c'è stata una deviazione, quindi corner per la squadra ospite sul lato destro del campo. Palla fuori, l'appoggio ancora col mancino, tentativo di alimentare l'azione di Orsinetti, la palla che è andata oltre il fondo. In realtà in fallo laterale, si è disinteressato del pallone il giocatore del Fiorentino perché sapeva di essere in fuorigioco. Qui la rimessa per il Suio Minturno, era convinto Rinaldi la rimessa fosse granata, invece no. Tornano a cantare gli Indians mentre Mastroianni sbaglia il tocco. Palla che si impenna e finisce in fallo laterale. La gente come
De Angelis a battere questa rimessa con le mani, colpo di testa di Rossi, poi quello di Franco, controllo di Mariani che entra in area di rigore, fermato Franco, c'è calcio di punizione per il Ferentino dal limite esterno dell'area, siamo praticamente all'incrocio. Delle linee dell'area di rigore, sul pallone Orsinetti e Caligiuri, entrambi a segno in questa partita, dovrebbe mettere il pallone in mezzo con il destro Caligiuri, a meno che Orsinetti non voglia tentare un'altra conclusione col mancino, ma siamo molto defilati, invece va proprio il numero 11 che va di nuovo verso la porta, il pallone che sorvola la traversa. Pallone che rotola e viene abbrancato da Perillo, che si rilancia verso Martino che mette giù bene, poi si ferma, non c'è fallo per l'arbitro. Mastroianni cambia con Leonardo, ancora Mastroianni col mancino a cercare qualcuno, ma viene messo il pallone troppo avanti. Non ci può arrivare Rossi, non ci può arrivare Cenerelli, non ci può arrivare Martino. Palla per il Ferentino che adesso rilancia in avanti sulla sinistra, lì dove ha costruito le principali azioni, quelle che hanno portato poi ai gol. Viene fermato poi Piscopo dall'intervento dell'arbitro. Calcio di punizione per l'intervento su D'Alessandro. Ci avviamo alla conclusione dei primi 45 più 4. Martino qui subisce un intervento da Pagliarosi, l'arbitro però non fischia e concede la rimessa con le mani, e arriva il fischio di Matteo Cendamo. Ferentino avanti 0-3 il punteggio al Carafa Conte dopo il primo tempo. In gol Ambrifi al quinto minuto, poi Orsinetti su punizione con la complicità di Perillo al 18esimo, al 28esimo Caligiuri con un bel destro a baciare il palo, palo che è stato poi colpito dal studio Minturno almeno due volte nel corso di questo primo tempo. Minturno sicuramente non fortunato nelle occasioni di un primo tempo che non l'ha visto demeritare, o comunque non con questo scarto. Da Davide Cussardi in cuffia con Nicola Delanda alle riprese, perché ancora non avevo presentato il nostro Nicola. Per il primo tempo è tutto, ci vediamo qui per i secondi 45 minuti. Siamo tornati al Caracciolo Carafa Rolando Conte per l'inizio del secondo tempo tra Studio Minturno e Ferentino. Situazione di 0-3, i gol arrivati al quinto, al 18esimo e al 28esimo firmati da Ambrifi, Orsinetti e Caligiuri. Minturno che nel primo tempo però ha pescato due pali, due miracoli di Fiorini, l'illusione del gol sul colpo di testa di D'Alessandro. Insomma, Minturno che ha venduto carissima la pelle nella prima frazione di gara, poi è finito il primo tempo anche in 10 per il doppio giallo preso da Noli, unico ammonito della partita che ha chiuso anzitempo la sua gara. Attendiamo il fischio di Matteo Cendamo per l'inizio di questo secondo tempo.
C'è stato anche un cambio nel primo tempo al 44esimo, mentre inizia la seconda frazione di gara. Al 44esimo è uscito Virgili per far entrare De Angelis, è uscito infortunato il numero 7. Studium in turno che in 10 ha comunque cercato di essere pericoloso. Squadra di Pernice che ha comunque subito difensivamente le sfuriate offensive del Ferentino. Quando sono arrivate però quasi esclusivamente nelle azioni dei gol. Palla in fallo laterale per i padroni di casa, che hanno una strada in salita ripidissima in questo secondo tempo, se vogliamo riacciuffare questa gara in inferiorità numerica. Ferentino che era già il miglior attacco del campionato prima di questa partita, 18 gol. Adesso salgono a 21, non è una delle migliori difese, almeno la decima con 9 gol subiti. Meno anche del Studium in turno, anche dopo questi 3 presi, perché erano 5 se non vado errato prima di questa gara. Erano 5, quindi salgono a 8, sono comunque meno dei 9 subiti dal Ferentino, che però ha il merito di andare tanto a segno. So Franco che subisce anche qualche spinta da Ambrifi, per l'arbitro è tutto regolare. Franco l'appoggio all'indietro, elegante per Ionta che lancia in avanti. Leonardo anticipato di testa, tenta di prolungare il pallone Mariani. Ionta subisce poi il tocco, l'arbitro ancora non fischia, non c'è stata la segnalazione del guardalinee, poi la rimessa di Petrillo che finisce sul corpo di Caligiuri, la palla buona poi per Perillo che rilancia in avanti. Cenerelli non la prende di testa, spinto da Rinaldi, calcio di punizione, è rimasto a terra Cenerelli ed ha ripreso un colpo alla testa sulla nuca. Arbitro, stecco Milano, ne vide! Franco a parlare con Matteo Cendamo di Sesto San Giovanni, della sezione di Sesto San Giovanni, della sezione di Albano Laziale, invece gli assistenti Andrea Romagnoli e Giampaolo Giorghi. Palla profonda direttamente su Fiorini, protagonista anche nello scorso turno di campionato, ha subito 3 gol, qui ha chiuso la porta 2 volte a Cenerelli. Cenerelli che ha poi preso anche una traversa proprio all'inizio della partita, al 6° minuto, nell'azione successiva al gol di Ambrifi che ha sbloccato il risultato. Eccolo Cenerelli che appoggia bene per Mastroianni che avanza, poi si deve fermare, si alza il polverone. Subisce una serie di contatti, alla fine l'arbitro fischia il calcio di punizione per il Studium in turno che ancora non ha operato sostituzioni. Si scaldano 3 uomini dalla panchina del Ferentino, si sta per preparare un cambio perché un uomo ha dismesso la pettorina, adesso vedremo di chi si tratta. Calcio di punizione, Mastroianni la mette in mezzo, si allunga Fiorini, la palla diventa pure per Martino che si coordina a opposizione di Orsinetti. Martino il tacco, cerca di andarsene in mezzo a 2, alla fine viene chiuso. Petrillo mette in mezzo troppo sul portiere, può andare a bloccare Fiorini. Una nuvoletta aveva dato l'illusione di poter trovare un po' di ristoro all'intervallo, adesso il cielo si è liberato nuovamente mostrando un sole che letteralmente spacca le pietre qui al Carafa Conte, mentre avanza il Ferentino sulla destra. Il dribbling a sterzata, palla messa di sinistro e l'intervento di Perillo
sulla conclusione di Mariani. Petrillo che ha un po' sulla coscienza il gol del 2-0 del Ferentino, mentre il Minturno prova a liberare palla da una parte, Mastroianni dall'altra, recupera Orsinetti, poi viene fermato fallosamente da Mastroianni e Petrillo. Resta giù il numero 11. Dicevamo del gol dello 0-2, è arrivato sul calcio di punizione di Orsinetti, proprio l'uomo che è finito giù in questo contrasto. Calcio di punizione non irresistibile, era sul pallone Perillo che in tuffo però si è fatto sfuggire proprio il pallone sotto il corpo. Palla che si è depositata in rete a spegnere un po' le ambizioni del Minturno di rimontare questa partita, Minturno che però poi non si è dato per vinto. Palla in mezzo di Carigiuri con il destro, mancano tutti, il pallone che finisce sul fondo. 52esimo in corso in questo secondo tempo, viene chiamato il cambio dal Ferentino, però dovrà aspettare, gioca il Minturno. Franco, D'Alessandro, davanti Martino di testa a cercare Cenerelli, la tocca Cenerelli, attenzione a Martino che può avanzare, entra in area di rigore Martino, la palla per Cenerelli e il gol del Studio Minturno sull'asse Martino Cenerelli, e il gol al 53esimo minuto. Cenerelli accorcia le distanze, c'è ancora partita al Carafa Conte. Azione lanciata in avanti, Martino di testa per Cenerelli, di nuovo Cenerelli di testa per Martino che tra l'area di rigore di destro ha servito ancora il suo centravanti, che è andato a segnare, battuto finalmente Fiorini per Cenerelli, ci ha provato per tutto il primo tempo, ha aspettato la ripresa per riuscirci. Studio Minturno che segna il gol del 1-3. Adesso Cenerelli in pressione su De Angelis che si appoggia a Fiorini, spazza in avanti il portiere, di petto il controllo Ferentino che può attaccare adesso la linea del centrocampo, finisce giù Piscopo, le proteste del pubblico, ammonito Mastroianni per proteste, il fallo fischiato a Leonardo. Bastardo, sei sbilanciato da solo! Sei un venduto di merda, arbitro! Secondo ammonito della gara, Mastroianni. Recupera palla però ancora il Studio Minturno, il pallone che flippa e diventa buono per il numero 9 Moriconi che è entrato nel frattempo. Cercheremo di capire chi è uscito, mi sono onestamente perso il cambio. La palla che si è persa sul fondo, è entrato in campo Moriconi. Petrillo, non perfetto in questo disimpegno, con Moriconi che appoggia il pallone all'indietro, può diventare buono per il numero 13 che viene ammonito, Pagliarosi, ha mancato completamente il pallone, ha preso Petrillo, partita che si è accesa adesso in questo secondo tempo. Arbitro, c'è la vergogna del calcio, arbitro! Pagliarosi è stato protagonista di un paio di episodi nel primo tempo in cui ha perso diverso tempo per lasciarsi le scarpe, nel tempo è stato comunque recuperato dall'arbitro che ha concesso 4 minuti di recupero, frutto anche però di una sostituzione, di un infortunio, di 3 gol.
di un episodio per il Studio Minturno che reclamava un rigore per una punizione invece assegnata al limite dell'area. Gioco allargato sulla destra per Martino, il tocco di testa di Pagliarosi a mettere palla in fallo laterale. C'è ancora un cambio, esce con il numero 13 proprio Pagliarosi. È entrato Previtera col 18. Palla che si perde per il Studio Minturno, la riconquista il Ferentino, ma ancora Studio Minturno che recupera palla con Ionta, appoggia indietro per Franco. Duri i contrasti si fanno adesso in questa parte di secondo tempo. Mastroianni controlla, allarga sulla sinistra per Martino, finta l'intervento Caligiuri e mette proprio fuori causa Martino. Si è uscito Darpino per far entrare Moriconi, non vedo il numero 92. Caligiuri prova a servire Previtera, pallone lanciato in avanti dal Studio Minturno di testa Cenerelli, ancora per Martino, recupera palla la formazione ospite, gestisce con Piscopo per Caligiuri. In mezzo al campo serve Mastroianni che non riesce però a controllare, ancora Caligiuri, il dribbling proprio su Mastroianni, davanti a lui c'è Leonardo, serve proprio Darpino e quindi non è uscito, palla sul fondo, sto ancora cercando io di capire chi ha lasciato il posto a Moriconi. Palla in avanti, la controlla Cenerelli per far salire i compagni, lo scambio con Martino, è arrivato l'anticipo secco di Previtera che parte, palla in avanti, si interessano del pallone sia Moriconi che Caligiuri, palla recuperata dalla difesa, lo scatto in avanti di Ionta per Leonardo, vicino a lui c'è Mastroianni che non avanza, servito comunque dal proprio numero 7, Martino scatta sulla destra, ignorato un compagno, ha provato a servire Cenerelli in mezzo, difende il Ferentino che però spazza in avanti da Alessandro, male ma il pallone arriva comunque a Martino, un lob elegante, l'arbitro non fischia su una serie di gambe alte né da una parte né dall'altra, il controllo di Moriconi per Caligiuri, sale a destra veloce Darpino, Mariani, Darpino adesso va in pressione proprio con Mariani, Franco riesce a liberare il pallone per Leonardo, respira un po' il Studio Minturno che avanza con Leonardo, fermato in maniera regolare da Piscopo, avanza Caligiuri sulla destra, in mezzo c'è Moriconi, Caligiuri lo ferma Franco, intervento preciso e pericoloso ma efficace. Adesso sotto pressione Franco, deve liberarsi del pallone, lo fa cercando di servire Rossi, ancora in mezzo al campo, però il Ferentino al pallone gestito non benissimo, se la cava la squadra ospite con Orsinetti che appoggia a Fiorini. Ancora però un pallone gestito male dal Ferentino, può avanzare Petrillo per Martino. Che serve ancora Petrillo, finisce giù tutto regolare sul contrasto con Rinaldi, riparte il Ferentino sulla sinistra con Previtera, vicino a lui c'è Moriconi, servito adesso, lo segue D'Alessandro, tocca il pallone che carambola su Moriconi, sarà rimessa dal fondo per la squadra di casa. Girati Marti, girati! Cambio per Pernice, esce Rossi con il numero 11,
Junta che quindi va a mettersi in attacco. Al 61esimo appena iniziato primo cambio per il Suyo Minturno. Queste cazze di mani le vedi arbitro! Sei entrato per il Suyo Minturno Cerciello. Attenzione, la palla buona per Cenerelli che non riesce a superare Fiorini. Ma tira! Provato a toccare il pallone per dribblare il portiere, forse sarebbe stato meglio un pallonetto, fatto sta che interviene Fiorini, blocca il pallone, è stato anche uno scontro con Cenerelli, è rimasto giù il portiere del Ferentino che chiama l'intervento dei sanitari, lo staff medico. Ma che dire, i sanitari, sarebbe un po' brutto da un certo punto di vista. Gioco fermo al 62esimo in corso. Sempre 3-0 per il Ferentino. 3-1, scusate, chiaramente il gol è arrivato nel secondo tempo di Cenerelli. La 0 era il risultato alla fine dei primi 45 minuti. Va a dissetarsi Cenerelli, viene stato applaudito dalla propria panchina. Una prestazione come sempre di estremo sacrificio. Palla a cercare il colpo di testa di Moriconi, Caligiuri che allarga per Piscopo che arriva fino sul fondo sulla pressione di Ionta, non riesce a tenere il pallone in campo che diventa buono per la rimessa dal fondo di Perillo. Prende D'Arpino di testa. Mastroianni che controlla, serve Leonardo, può dispiegarsi l'azione offensiva. Leonardo, il compallone filtrante centrale intercettato dalla difesa. Cerciello la mette giù. Leonardo. Le finte di Leonardo, appoggia poi per Mastroianni, verticalizza subito a cercare Martino. Disimpegno viene intercettato da Ionta, prestato da Caligiuri. Ionta prova a servire esterno l'inserimento di Cenerelli, ma può ripartire il Ferentino con Caligiuri che supera il primo intervento di Mastroianni. Poi la palla in avanti a cercare Moriconi. Segnalato però il fuorigioco fischiato dal direttore di gara, calcio di punizione per il Suyo Minturno. Possiamo dire adesso finalmente chi è uscito per far entrare Moriconi. Stata di Orsinetti, che io non vedo. Come dico, io mi sono sbagliato di nuovo, non lo dirò mai più per evitare altri errori. Ionta qui rischia un controllo, se la cava in acrobazia, poi subisce un fallo. Rinaldi, appoggio all'indietro, controlla De Angelis, si allarga sulla destra, ancora Rinaldi, la verticalizzazione, Franco controlla l'uscita di Perillo, gli
affida il pallone. D'Alessandro, davanti a lui Jonta, preferisce andare direttamente verso Martino, resiste una carica e serve Mastroianni. Petrillo contrastato, non riesce a tenere il pallone, si mette in mezzo Mastroianni, Martino non controlla, sarà Leonardo, comunque Martino non controlla. Previtera per Piscopo, col Mancino a cercare compagno sulla destra, scambio con Caligiuri, entra in area di rigore, la palla per D'Arpino, allora poi si impenna e finisce fuori, non è uscito, non era uscito il numero 11, continua a sbagliare da questo punto di vista. C'è un cambio adesso per il Ferentino, esce Mariani ed entra Villani. Siamo arrivati al 67esimo. Quarto cambio per il Ferentino. Subito in turno che avanza adesso con Franco e lancia in avanti a cercare Petrillo. Pallone intercettato e ripartenza per Previtera. Pallone allargato sulla destra che non viene raccolto, rimessa laterale per il Studio Minturno che gioca con le mani. Cerciello a cercare Cenerelli, il colpo di testa in avanti di Fumagalli. Rinaldi in avanti a cercare Moriconi. Caligiuri contro Mastroianni, se la cava Caligiuri, messo poi giù da Leonardo, calcio di punizione. Attenzione a Moriconi, allarga a destra a cercare Previtera, quella che si perde oltre la linea della rimessa con le mani. Ancora Ferentino che attacca, Mastroianni mette fuori, Leonardo per Franco. Cerciello, pallone in avanti, viene però recuperato dalle maglie granata. Ancora lo scambio tra Moriconi, cercava Caligiuri, intervento deciso e il recupero del possesso da parte del Minturno. Cerciello trova Leonardo, deve superare Rinaldi, serve Petrillo, allarga per Martino sulla destra, sta arrivando Jonta, Martino non lo vede. Palla in mezzo per Petrillo, si deve allargare per controllare e poi il cross che finisce preda di Fiorini. Ferentino che adesso gestisce dalla difesa. Rinaldi per Caligiuri, intervento in scivolata di Jonta, D'Alessandro esce palla al piede, recupera palla però il Ferentino in attacco, D'Arpino in area di rigore, palla in mezzo, Franco ripeto, D'Alessandro spazza in avanti a cercare Cenerelli che però è da solo e viene fermato, attenzione il pallone in avanti adesso a cercare Martino, mette sotto pressione Orsinetti che spassa in fallo laterale. D'Alessandro, Moriconi a mettere il pallone in fallo laterale. Martino in mezzo a due, riesce ad andarsene,
Poi prova a servire Cenerelli, il pallone gli ritorna, ancora un cross ribattuto, è anche stanco adesso Martino, visibilmente stanco, avanza Caligiuri, si toglie dal fuorigioco Moriconi, arriva velocissimo sulla sinistra Piscopo che mette il pallone a destro, calibra male il cross che finisce sul fondo, rimessa per Perillo. D'Alessandro, cercare ancora Cenerelli che viene nuovamente anticipato, Piscopo resiste, avanza, serve Caligiuri, palla buona per Darpino che avanza sulla destra per Previtera che mette in mezzo, si coordina e prende il palo. Martino non riesce poi a tenere il pallone in campo. Il pallone che finisce su Perillo. Leonardo. Rinaldi. Martino fermato dal numero 4, ospite, può avanzare con il numero 11 Orsinetti, scavalcato Caligiuri, Previtera per Caligiuri, ancora in avanti Moriconi, fermato da Franco, Leonardo, Petrillo, l'arbitro non fischia, adesso sì, c'è calcio di punizione mentre arriva il cambio per il Studio Minturno, uscirà Martino. Applaudito dal suo pubblico, entra Signore. Palla in avanti a sponda di Cenerelli, non ci arriva Petrillo. Jonta, veramente ha corso per tutta la partita, Jonta, una prestazione da applausi, qui guadagna la rimessa in gioco con le mani. Petrillo, anche lui ha cambiato tutto il fronte d'attacco per tutta la partita, una serie di giocatori instancabili, Pernice pur sotto nel risultato non ha sicuramente sfigurato la squadra di casa, che ha creato più occasioni rispetto a quelle della squadra che in trasferta sta vincendo, che è la capolista di questo campionato e lo sarà anche a termine di questa partita se le cose dovessero finire così. Comunque 3 punti di vantaggio a bocce ferme sulla Mistral per il Ferentino, Mistral che sarà avversaria proprio del Ferentino nel prossimo turno. Qui intervento un po' scomposto e viene fischiato il fallo, intervento di De Angelis. Calcio di punizione per il Minturno quando siamo arrivati al 75esimo. La palla in mezzo, messa fuori da Moriconi. Controllo di Mastroianni che supera un avversario, poi ancora con il mancino a cercare l'area di rigore. Colpo di testa a liberare di Orsinetti, Cerciello, Mastroianni prolunga, fuori gioco di Cenerelli. Bandiera che si alza, calcio di punizione per il Ferentino. Pallone verso Villani, intercettato da Leonardo, può avanzare Petrillo che serve sulla destra a nessuno perché Leonardo si era fermato.
palla persa banalmente, ma complice anche la stanchezza che si fa sentire. Forini rilancio, manca il pallone di testa Mastroianni, lo gioca Previtera all'indietro per D'Arpino, il contrasto alla fine la spunta in qualche modo Rinaldi, messo giù e il fallo di Signore. Cioè di punizione per il Ferentino. Palla sulla destra per Previtera, può avanzare col mancino, mettere questo pallone in mezzo che si perde oltre la linea di fondo campo. Da battere Perillo, palla in avanti Cinerelli di testa, l'appoggia per Petrillo, il cross sbatte contro la difesa, Petrillo serve Ionta per Leonardo, limite dell'area Mastroianni, contrastato Signore, è rimasto giù Mastroianni, Signore perde il pallone, può ripartire il Ferentino e poi mette palla fuori con D'Arpino per consigliare all'arbitro di andare a controllare le condizioni di Mastroianni. Uscire, e adesso lo possiamo dire finalmente, a lasciare il posto a far entrare Moriconi, è uscito Ambrifi, è venuto un po' per controllare tutto mentre dobbiamo seguire anche lo svolgimento della partita. Il Ferentino fa buona guardia a Franco e concede comunque il calcio d'angolo. Siamo al 78esimo, sempre 3-1 il punteggio in favore della squadra ospite. Che adesso va a battere questo calcio d'angolo. Tutta corta. Servito Orsinetti, palla in mezzo, in qualche modo la controlla Mastroianni, non è un retropassaggio, la può prendere Perillo, portiere classe 2000, che mette in movimento Leonardo con il destro a cercare un compagno, il pallone che diventa però buono per D'Arpino che si appoggia a Villani, ancora D'Arpino, di nuovo Villani, la palla in mezzo con la mancino e il pallone che con una carambola va a sbattere contro il numero 9 Moriconi ed è il gol dell'1-4. Moriconi che ribadisce in rete la respinta di Fiorini, l'arbitro che ha indicato il centrocampo, ha alzato anche le mani Moriconi per indicare che non è intervenuto sul pallone perché c'era un sospetto di fuorigioco, l'arbitro però ha indicato il centro del campo appoggiato anche dal guardaline che non ha segnalato nulla e quindi al 79esimo arriva il gol del 4-1 di Moriconi. È stato cacciato dal campo, se non vedo male, Moschetta per le proteste su questo gol.
3 esce con il numero 10 Caligiuri, entra Ciocchetti. Cambiato quindi nuovamente il parziale 1-4 al Carafa Conte. Qualche dubbio su questo gol, perché sulla respinta di Fiorini, ancora una volta però dobbiamo dire, di Petrillo, scusate, ancora una volta c'era la posizione a questo punto irregolare, dobbiamo dire, penso di poterlo dire, di Moriconi, che ha segnato in maniera quindi involontaria il gol del 4-1 per la sua squadra. L'occasione del gol per protesta è stato allontanato dalla panchina Angelo Moschetta, preparatore del Sudio Minturno, mentre qui si impegna ancora Leonardo a mettere il pallone in fallo laterale. Chiaramente quando mancano meno di 10 minuti alla fine, gol dell'1-4, a segare un po' le gambe dei giocatori di Pernice. D'Alessandro qui controlla e difende la rimessa dal fondo. Perillo al rinvio con il destro. Leonardo la tocca di coscia, il pallone che diventa buono per Rinaldi. Colpo di testa di D'Alessandro a mettere fuori Mastroianni, che la deve controllare, ci mette il piede Piscopo, poi il retropassaggio di testa di D'Alessandro per Perillo. Cinque cambi per il Ferentino, solo due per il Sudio Minturno. Attenzione adesso proprio la squadra ospite che attacca. Moriconi, l'appoggio all'indietro per Piscopo, fuori per Ciocchetti appena entrato. Ancora Ciocchetti servito, entra nella di rigore, palla messa dentro, Perillo l'intervento e poi spazza via D'Alessandro. Attenzione al colpo di testa e il gol fa cinquina il Ferentino. L'appoggio di testa di Moriconi che fa doppietta, ma ancora una volta un atteggiamento clamorosamente passivo della difesa del Sudio Minturno, e all'84esimo fa 5-1, o meglio 1-5 il Ferentino. Ha dovuto semplicemente toccare di testa il giocatore con la maglia numero 9 per battere un'uscita decisamente molle di Perillo. Addirittura, se non ho visto male, il pallone dovrebbe essere finito sotto le gambe. Insomma, un atteggiamento troppo passivo difensivamente per il Sudio Minturno, che invece dalla cintola in su ha fatto vedere per gran parte della partita ottime cose anche in inferiorità numerica, tanto da ciuffare il gol dell'1-3 al 53esimo. Poi però, come abbiamo raggiunto l'ora di gara, è stato il calo, è diventato tutto un po' troppo semplice per la squadra di Francesco Pippenburg. Su un contrasto subisce fallo Rinaldi sulla pressione di Petrillo. C'è un cambio per Pernice. Esce proprio Petrillo. Dentra Verrengia. Petrillo, uno di quelli che ha corso di più in questa partita, assieme probabilmente a Ionta. Speso tantissimo. 86esimo in corso, 1-5
punteggio che si è allargato negli ultimi 10 minuti di partita. Palla in mezzo, esce Perillo, ancora un po' incerto, in due tempi riesce a bloccare il pallone. Cenerelli difende il pallone, poi finisce giù il fallo di Rinaldi, l'arbitro tiene i cartellini in tasca, subito un colpo al volto, il numero 9 del Suiom in turno. Minuto 87, ci avviciniamo verso la fine della partita, 1-5 il punteggio, la doppietta di Moriconi a rendere il divario dal punto di vista del punteggio larghissimo, un turno che non aveva demeritato per almeno 60 minuti di gara. Crollato in questo finale con al 79esimo e all'84esimo la doppietta di Moriconi su ancora, però vuole dirlo, la complicità di Perillo e in generale di un atteggiamento difensivo assolutamente da rivedere in attesa della prossima gara che vedrà i ragazzi di Pernice impegnati in campionato sul campo dello Sporting Vodice, la squadra che a bocce ferme aveva i stessi 8 punti del Suiom in turno, uno scontro salvezza cui il team del presidente Circio dovrà sicuramente trovare delle misure difensive adatte senza perdere la brillantezza e l'atteggiamento invece offensivo che abbiamo visto comunque oggi per lunghi tratti in questa partita. Abbiamo già detto, invece lo ricordiamo, per il Ferentino il prossimo impegno sarà in tra le mura amiche ma contro la Mistral, questo scontro di vertice tra prima e seconda Mistral che oggi è impegnata sul campo del Monte San Giovanni Campano, quindi doppia trasferta per la squadra gaetana in questi due turni, mentre il pallone si perde in fallo laterale. Leonardo, intervento pericoloso, fallo fischiato in favore di Leonardo, calcio di punizione per il Suiom in turno, mentre siamo entrati nell'ultimo giro di lancette di questo secondo tempo, poi sarà recupero, vedo già probabilmente 5 minuti di recupero che verranno assegnati dall'arbitro, francamente evitabili vista la situazione di punteggio. Leonardo palla dentro a cercare Cenerelli, messa fuori, la insegue Verrengia che la lascia uscire. Pallone laterale in zona d'attacco, verrà messo il pallone direttamente in area di rigore, messo fuori di testa, ancora il controllo sull'esterno per Verrengia che cerca un varco per far partire il cross, si va a mettere in difficoltà da solo sulla linea di fondo, perde palla, messa fuori, rimessa laterale per il Suiom in turno in ogni caso che prova ad attaccare con Leonardo. Prova ad andarsene da solo in mezzo all'area di rigore. Sul lato sinistro recupera palla il Ferentino mentre è scaduto il 90esimo, palla in avanti, lo scatto di
E adesso il tiro e il gol, arriva il gol di Piscopo al 91esimo, gol del 6-1 al 91esimo, Piscopo a rendere il punteggio ancora più rotondo per la squadra ospite, capolista che dilaga al Carafa Conte, sconfitta che fa male davvero alla squadra di Pernice, l'arbitro che fa continuare tra le altre cose il gioco. D'Alessandro, sconfitta che farà sicuramente riflettere sotto tanti aspetti, sembra quasi paradossale dirlo, ma ci sono delle cose da salvare, ma c'è sicuramente un atteggiamento difensivo assolutamente non all'altezza, almeno della prima in classifica, nonché le ambizioni del Studium in turno fossero di vertice a inizio campionato, ma dopo l'1-1 esterno sul campo della Mistral tra le mura amiche contro il Ferentino probabilmente ci si aspettava una partita diversa. Soprattutto dopo l'atteggiamento mostrato dal Studium in turno per tutto il primo tempo, che li ha premiati effettivamente i giocatori di Pernice all'inizio della ripresa con il gol dell'1-3. Maglie blu che però poi sono capitolate, che adesso subiscono ancora l'attacco degli ospiti con Ciocchetti che dal limite controlla, cerca spazio per far partire il sinistro, poi Ionta che si mette in mezzo, Villani messo giù, calcio di punizione. Sono passati 2 minuti e mezzo quasi di questo recupero, dei 5 di recupero che sono stati segnalati. Adesso vedremo se l'arbitro li farà giocare tutti. Suppongo di sì. Sono passati, abbiamo detto, già 2 e mezzo. È rimasto 1 e mezzo da giocare. Probabilmente questa metà si sta già perdendo in attesa della battuta di questo calcio di punizione. Rinaldi e Orsinetti sul pallone, parte Rinaldi con il destro, Perillo che la tocca, sarà calcio d'angolo. Quindi quando manca ormai poco più di un minuto alla fine della partita, sono fatti i calcoli come se ne avesse dati 4 invece ne dati 5. Attenzione, il tiro e il gol di Previtera, arrivato come un fulmine a ciel sereno, il tiro dalla distanza che andava ad insaccarsi ancora una volta alle spalle di Perillo al 94esimo. Punteggio che si fa veramente pesante e sentiamo di dirlo ancora una volta, è meritato per il Studium in turno. Ferentino che non si è fermato dopo aver raggiunto il 4-1, anche se i gol sono arrivati in modo piuttosto casuale, con delle ripartenze, con dei palloni non controllati in difesa dal Minturno, mai frutto di una vera e propria azione insistita d'attacco. Ultimi 20 secondi di questa partita. Il fisco e l'arbitro ad assegnare un calcio di punizione per il Ferentino. Ferentino che quindi raccoglie la quinta vittoria, la quinta vittoria consecutiva. E arriva il fischio finale, quinta vittoria consecutiva del Ferentino che dilaga 7-1 il punteggio finale al Caracciolo Carafa Conte. Studium in turno
che comunque chiama, viene chiamato dai propri tifosi sotto la curva, una prestazione che magari il punteggio non lascia intendere in quella che è la terza sconfitta nelle ultime 5 partite per i ragazzi di Pernice, che hanno lottato per tutto il primo tempo, magari anche arrivati alla mezz'ora, anzi all'ora di gioco. Poi è arrivato il Ferentino, che ha dilagato con la complicità di un atteggiamento difensivo sicuramente da rivedere in vista della prossima partita contro lo Sporting Vodice. La capolista continua la sua marcia con i giocatori del Suomi in turno che vanno a parlare sotto i propri sostenitori. Ferentino che invece adesso è atteso dalla gara casalinga contro la seconda in classifica contro la Mistral. Per quanto riguarda la cronaca, vorrei poter dire che è tutto, ma le immagini tanto riprendono queste discussioni tra tifosi e giocatori. È arrivato anche Pernice sotto gli spalti, c'è il capitano Franco, c'è Leonardo, animi che si sono ovviamente surriscaldati visto il largo, il tennistico punteggio finale di 7-1, meglio di 1-7. Un sole cocente, sarà sicuramente duro da sopportare questo giorno per giocatori e tifosi. Quindi per quanto, dopo un breve sguardo con il mio collaboratore preferito Nicola Dell'Anno, possiamo dire che per quanto riguarda la cronaca è tutto. Un saluto e un ringraziamento anche da Davide Guzzardi, lasciate acceso il televisore, restate con noi per le interviste del post partita e poi con tutti gli appuntamenti sempre qui, sempre con noi, sempre su Telegolfo. Eccoci con mister Pippenburg. È appena finita una partita che vi ha visto vincere con un punteggio quasi tennistico, abbiamo sentito anche commentare con i nostri amici e colleghi poco fa, un risultato che può sembrare bugiardo comunque alla fine dei 90 minuti. Sì, sicuramente è bugiardo, non c'è un risultato così ampio, un divario così ampio tra le due squadre. Primo tempo giocato alla pari praticamente, in cui loro hanno colpito due legni, sono stati sfortunati, hanno creato anche situazioni interessanti di gioco. Noi siamo stati bravi e cinici nell'andare in gol, a differenza loro che purtroppo, ripeto, cioè purtroppo per fortuna per noi, hanno colpito due legni. Poi sono rimasti in 10 e la partita per loro si è complicata, anche perché loro soprattutto al secondo tempo hanno cominciato benissimo, hanno trovato il 3-1 e hanno continuato una certa pressione, una pressione importante. E proprio per questo faccio i complimenti al Minturno, faccio i complimenti al mister, perché comunque ci hanno sempre creduto. Poi è normale, la stanchezza, il gran caldo si è fatto sentire, abbiamo trovato spazi più ampi, abbiamo una rosa ampissima che quindi quando riusciamo a fare sostituzioni entra sempre gente di livello e abbiamo dilagato. Proprio sul mio mestiere, mi dispiace, ma quello di andare a cercare un pochino il primo nell'uovo, una prestazione come quella di oggi con un divario così ampio, adesso al di là dei meriti o meno, dei demeriti o meno del Minturno, c'è da segnalare che avete preso un solo gol, ma come ha detto lei, prese due traverse, almeno due interventi importantissimi di Fiorini. Da qual è la classifica? È inequivocabile che siete il miglior attacco del campionato, soprattutto dopo questa partita, ma non eravate comunque a bocce ferme prima di questa giornata, una delle migliori difese, se non ricordo male, intorno alla decima difesa del campionato. È questo un aspetto che dovete curare, se proprio volete cercare con ostinazione un elemento dopo la partita di oggi? Ma io credo che sono le nostre caratteristiche. Sì, chiaramente lavoriamo sulla fase difensiva, però abbiamo una squadra votata comunque all'attacco, con giocatori che anche da dietro iniziano l'azione. Poi capita che perdi palla, subisci ripartenze importanti e quindi ci sta a prendere qualche gol in più. Noi lavoriamo sempre per farne uno in più degli altri.
come diceva Zeman, insomma, anche nella scorsa partita una vittoria è arrivata per 4-3, ma alla fine sono arrivati comunque 3 punti. E parlando degli impegni che avete, venite comunque dalla sconfitta, ma qualificazione in Coppa, primo posto che sentiamo proprio discutere con i nostri colleghi, che è arrivato a più 5, lì sta con la seconda in testa alla classifica. Dove vuole arrivare questo Fiorentino? Siamo solo all'inizio del campionato, ma se ne parlate, insomma, qualcosa esce dallo spogliatoio? No, guarda, non ne parliamo, sinceramente, veramente, te lo dico col cuore, non ne parliamo. Cerchiamo comunque di arrivare a dicembre e stare lì nel gruppetto davanti, chiaramente quello è l'obiettivo, ma sappiamo poi che da dicembre inizierà un altro campionato con il mercato che si riapre, giocate squadre che si rinforzeranno, e quindi no, non ne parliamo. Poi a dicembre vediamo un attimo come stiamo messi e decidiamo. Qual è la cosa che l'ha colpita di più in questa partita? Magari la prestazione di qualche giocatore. Abbiamo visto comunque una squadra che, quando decide poi di mettere il piede sull'acceleratore, effettivamente ha mostrato una qualità tecnica nettamente superiore all'avversario. E se sono questi gli elementi che volete tenere da qui alla fine, e poi un pensiero alla prossima, perché c'è il big match fino a questo momento del campionato in casa contro la Mistral. Sì, quello che mi ha colpito di più è proprio quello che dicevi, il fatto di venire su un campo del genere contro una squadra molto molto ostica e comunque produrre gioco, quindi non ci siamo limitati a mettere questa palla lunga e andare a giocare sulle seconde palle, ma abbiamo cercato quei movimenti, quelle situazioni che proviamo comunque settimanalmente. Per quanto riguarda lo scontro con la Mistra, sarà una partita secondo me bella da giocare, al di là che secondo me non determina assolutamente nulla a questo punto della stagione, sarà una gara bella da giocare contro sicuramente la favorita del campionato, che ha qualche problemino come ho sentito dalle interviste, dei infortuni eccetera, ma sono sicuro che sarà protagonista al 100% fino alla fine. Siamo con mister Pernice, finita la partita, un risultato tennistico per stessa missione del mister della squadra avversaria, un punteggio bugiardo a fine partita, ma ci troviamo comunque a commentarlo. Eh sì, ne abbiamo presi troppi tra virgolette, però il calcio è questo, devi essere bravo, come dicevamo prima, a gestire certi momenti della partita, gli ultimi momenti, ormai partita persa, devi essere un po' più attento, magari fare un possesso palla dietro, cercare di non farli venire, perché poi loro avevano questa voglia di fare gol, ce l'hanno dentro, quindi è giusto che ti attaccano e come dicevo prima, se te ne possono fare 10 te li vengono a fare. Noi dovevamo essere un po' più bravi a resistere un po' gli ultimi 5 minuti, dove l'arbitro sul 4-1 ha ritenuto proprio opportuno di fare 5-6 minuti di recupero, cosa che lascia tutto il tempo che trovo. Comunque è andata così. Sì, abbiamo sottolineato anche noi in cronaca effettivamente su quel punteggio, magari si poteva anche evitare, è buona norma anche evitare magari situazioni che poi possono portare anche delle scintille in campo che sono francamente evitabili. Sembra quasi parlare solo di tiro dopo un 1-7, ma ci sono degli aspetti da salvare se vogliamo andare a considerare già solo il primo tempo, dove dopo aver subito il gol dello svantaggio avete preso un palo, una traversa, due miracoli di Fiorini, avete avuto tante occasioni per segnare, ci si mette anche un po' la sfortuna, ma è un atteggiamento almeno dal punto di vista offensivo che è contro la prima in classifica, e dopo il pareggio ottenuto con la Mistral e il passaggio del turno in Coppa lascia sicuramente vedere degli spiragli positivi. Sì, effettivamente dobbiamo partire proprio da questi punti di vista, quindi dobbiamo essere tranquilli che possiamo fare alcune cose. Ripeto, ci sono partite che devi vincere per forza e qualcuna la devi giocare. Questa era una partita che andava giocata, l'abbiamo giocata francamente, l'abbiamo giocata anche bene rispetto magari pure a loro, che loro fanno reparto anche a livello individuale. Noi siamo andati col gruppo, siamo andati con le giocate, però ripeto, c'è un rammarico, quale? Quello di non aver preso la partita dall'inizio gara, il cosiddetto approccio bene, dove poi ci sono state le situazioni che abbiamo concesso un po' troppo, avevamo qualche defianza sulla fascia a destra, quindi abbiamo comunque tenuto in campo D'Alessandro che veniva dall'infortunio di mercoledì, però era risolvibile tutte queste cose qua. Purtroppo c'è stato l'errore del ragazzo in porta, dove ci ha condizionato probabilmente sulla parte importante della partita. Dove domenica, ripeto, è stato uno dei migliori in campo. Noi dobbiamo pure essere consapevoli su questi argomenti, perché sappiamo benissimo che sono giovani. Oggi abbiamo messo con coraggio tutti e due i 2001 in mezzo al campo, dove l'arbitro poi ce ne ha cacciato uno con una ripartenza veloce da parte loro, che lui ha cercato di prenderla con le mani, avete visto tutto, poteva evitare il doppio giallo, se è un arbitro esperto certe cose le deve saper gestire, però ripeto, ha fatto l'arbitro, ha fatto giusto a farci fare la partita in 10 contro il Fiorentino.
In effetti sembra un po' come se gli episodi abbiano voluto un po' condannare la tua squadra quest'oggi, sia appunto dal punto di vista offensivo, con i pali, le parate, le traverse e anche quel calcio di punizione al limite che non si è stato ben capito se era sulla linea oppure no. Diciamo che un rigore a quel punto della partita piuttosto che una punizione poteva cambiare tanto, e poi appunto delle papere un pochino da parte di Pirillo in porta è sembrato ancora una volta, almeno nelle partite che noi ci troviamo a commentare in casa, un po' indeciso su certe situazioni. Salvo poi fare magari prestazioni in trasferta, come diceva lei nell'ultima partita, o comunque positive. La prossima gara è con... mi sono perso, contro il Vodice, grazie. In campionato uno scontro praticamente salvezza, perché era una squadra che prima di questa partita aveva i vostri stessi punti, e una partita da vincere, da ritrovare immediatamente lo spirito giusto. Come si fa a risollevare una squadra dopo un risultato del genere per essere pronti ad affrontare una partita che bisogna vincere a tutti i costi? Ma semplicemente con il lavoro, devi martedì ritornare al campo, devi fare il lavoro da campo, cercare di ritornare un'altra volta con l'equilibrio. Fortunatamente, come hai detto ben tu prima, sulla parte finale la mia paura è che poteva uscire qualche giallo in più, e quindi siamo stati bravi pure su questo. Quindi in questo momento dobbiamo essere attenti a ritornare sulla partita della settimana, quella che ci interessa. Quindi ha detto bene, domenica dobbiamo andare lì a fare il risultato. Sicuramente un pareggio a noi va bene, perché noi dobbiamo ragionare anche in questa maniera. Poi quello che riusciamo a fare in mezzo a campo, se ci dà la squadra la possibilità di vincere la partita, abbiamo il dovere sacrosanto di farlo. Adesso un'ultima domanda per chiudere, ho sentito che già gliela posta uno dei nostri colleghi poco fa, ma dobbiamo fare per i nostri amici di ascoltatori, un pubblico che lei conosce benissimo qui a Minturno. C'è stata qualche frizione al termine dei 90 minuti, forse per l'atteggiamento dei giocatori, anche un po' sconfortati dal risultato, che non sono andati immediatamente a salutare un pubblico che vi ha comunque incitato per tutti i 95 minuti, nonostante il punteggio ha continuato a cantare. Se ci può spiegare meglio di noi, che abbiamo visto la scena dagli spalti, cosa è successo in questo finale? No, ma io credo che il pubblico, allora, secondo il mio modo di vedere, probabilmente loro sono ancora mentalmente legati al discorso di Minturno come squadra che non molla mai, che fa di tutto per vincere le partite, cosa che stiamo cercando di portare anche in questo gruppo nuovo, in questa mentalità che ci ha sempre contraddistinto, oltretutto, e anche a me personalmente. Quindi loro devono avere pazienza. È chiaro che sulla finale di partita io a fine gara andavo verso di loro per dire: vabbè raga, è inutile che andiamo a parlare con loro perché non siamo luci. E proprio nell'andare lì qualcuno di loro si è rivolto in maniera un poco così folcloristica nei miei confronti, però a me, ti ripeto, a me queste cose non mi interessano. È giusto che i tifosi fanno i tifosi, che reclamano se vogliono reclamare, però ripeto, loro devono capire che stiamo facendo di tutto per essere un'unica cosa, e quindi le persone intelligenti devono capirla questa cosa. Poi se qualcuno vuole strumentalizzare questo passaggio o non lo vuole accettare, lo deve dire e si deve mettere da parte, perché noi abbiamo intenzione di fare questa cosa con il presidente, con l'amministrazione comunale, con i vecchi dirigenti e con tutti. Quindi che dire, sono ottimista pure su questa faccenda qua. Mi scuso se magari a fine gara sono stato frainteso da qualche tifoso, però chi mi conosce sa che io lotto per la maglia del Minturno, ma in questo momento siamo Suio, perché Suio è attualmente scritto in federazione in questa maniera. Fermo restante, ripeto, che ci sono degli accordi seri tra le parti, e quindi è ovvio che dobbiamo lavorare in questa maniera. L'abbiamo fatto anche inizia gara con il nostro amico Rolando, che siamo andati e abbiamo voluto che ci fosse un'altra volta il suo sorriso in mezzo al campo. Cioè, più di questo penso che noi non possiamo dare in questo momento, perché siamo anche concentrati a fare i punti, quindi la squadra è orientata pure a fare in modo che venga accettata tra virgolette da queste persone. Quindi loro devono essere intelligenti a capire, e magari la critica certe volte sì, è giusto che si fa, però va controllata, voglio dire. Beh, allora noi ringraziamo il mister per la disponibilità e per la sincerità. Sempre. Grazie a voi. Grazie, mister.